Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento con la rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana parliamo di una pianta che è poco conosciuta ai fini dell'alimentazione, quindi della nutrizione, ma è più conosciuta per il suo effetto irritante e urticante. Stiamo parlando dell'ortica. In realtà invece questa pianta, se ben trattata, dimostra avere delle ottime proprietà nutrizionali e può essere anche un ottimo ingrediente per le nostre preparazioni in cucina. L'ortica è una pianta erbacea spontanea e ubiquitaria, appartiene alla famiglia delle urticacee ed è caratterizzata dall'avere le foglie con un margine seghettato e avere il fusto, le foglie e i fiori ricoperti da alcuni peli urticanti che, se urtati, emettono un liquido che dà un forte senso di bruciore e di prurito. Per questo, quando andiamo a raccogliere, il periodo migliore è proprio questo che stiamo vivendo, ossia la primavera, è bene sempre farlo con doppi guanti e con le forbici. Vediamo adesso i valori nutrizionali dell'ortica. 100 grammi apportano all'incirca 40 calorie. È ricca di sali minerali e di vitamine, in particolare ricordiamo il ferro, il magnesio, il manganese, il potassio, ma anche tra le vitamine, la vitamina A, la vitamina C, vitamina K e le vitamine del gruppo B. Allora, quindi vediamo quali sono i benefici che possiamo ricavare da un consumo dell'ortica. Innanzitutto, proprio per questa ricchezza di sali minerali e vitamine di cui dicevamo, ha comunque, diciamo, un effetto rimineralizzante e ricostituente, tanto da poter essere utile per contrastare lo stress psicofisico. È ricca nella sua composizione anche di moltissime molecole antiossidanti, in particolare i flavonoidi, che ci aiutano a contrastare i radicali liberi e quindi a prevenire l'invecchiamento cellulare. Ha un ottimo effetto depurativo, disintossicante e anche diuretico. Per questo viene consigliata per contrastare la ritenzione idrica, ma anche per chi soffre di calcolosi renale. Alcuni studi hanno dimostrato che l'estratto di foglie di ortica può essere utile per diminuire la glicemia nel sangue, quindi potrebbe essere, ovviamente sempre in accordo con gli specialisti, anche una strategia, per esempio, per chi soffre di diabete. Il fatto che sia molto ricca di ferro, di acido folico, di vitamina C, la rende un ottimo alimento per chi soffre di anemie. Ha buone proprietà digestive e anche astringenti, ha anche proprietà antinfiammatorie, per cui viene consigliato, sempre comunque, la si può utilizzare per alleviare i dolori articolari o i reumatismi in genere. Ha poche calorie e quindi può essere tranquillamente inserita all'interno di diete ipocaloriche. Ha proprietà vasocostrittive e anche cicatrizzanti. Alcuni studi hanno dimostrato che può essere utile per alleviare i disturbi delle donne in menopausa, mentre per gli uomini l'estratto della radice in particolare può essere diciamo, utile per un'ipertrofia benigna della prostata. Allora, vediamo invece adesso quali sono le controindicazioni che all'uso, diciamo, al consumo dell'ortica. Sicuramente è sconsigliata per le donne in gravidanza e in allattamento, ci possono essere anche delle reazioni allergiche. Un consumo eccessivo può portare ad avere dei disturbi gastrointestinali e poi ci sono delle interazioni con una serie di farmaci, che sono dei farmaci sedativi, ipoglicemizzanti oppure quelli antiaggreganti, perché contiene vitamina K. Infine, come dicevamo all'inizio, se ben trattato, è un ottimo ingrediente anche in cucina. Viene utilizzato soprattutto per la preparazione di primi piatti. Famoso è il risotto, ma si possono preparare anche gnocchi, zuppe, minestroni e anche la frittata. Però, per usufruire al meglio di tutti i benefici dell'ortica, possiamo preparare anche delle tisane, degli infusi e dei tè cotti. Per ulteriori approfondimenti vi rimando sempre all'articolo che trovate sul sito e sui social di Cilento Channel, nonché sulla pagina Facebook del mio studio, cioè Studio Nutrizione e Benessere, e vi invito sempre a scrivere all'email nutrizionericci@virgilio.it. Per questa settimana è tutto e ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere.